differenza di Valerio qualche anno di più, per cui faccio parte di quelli che erano contentissimi quando abbiamo cominciato in Italia ad avvicinarci all'Europa, felicissimo. Il che da una parte è stato un attimino qualcosa di cui mi sono poi pentito. Perché? Non ho intenzione di fare un discorso particolarmente tecnico. Carlo mi ha chiesto se potevamo portare delle slide o altro, ho pensato che fosse più semplice parlarne e basta, almeno per questa parte non voglio entrare in dettagli che oltretutto non sono necessari, perché c'è un problema di base che va compreso, che è proprio del meccanismo. Prima cosa, vi assicuro, non stiamo parlando di signoraggio bancario, di complotti oscuri, nessuno di noi pensa che ci sia qualche casta di illuminati che governa il mondo. No, no, stiamo parlando di funzionamento semplice e lineare, di sistemi economici, di macroeconomia e di strategie aziendali di grossi gruppi finanziari, assolutamente alla luce del sole, quindi nessun complotto oscuro, semmai una strategia finanziaria assolutamente scoperta. C'è un esempio che rubo a Warren Mosler che chiarisce molto bene un concetto che in qualche modo ci è sfuggito negli ultimi tempi, che è quello di come funziona la moneta. Siamo stati tutti quanti abituati a credere, e ancora molti di noi lo credono, che in qualche maniera la moneta sia rappresentativa di un controvalore. Fino agli anni 70, fino a che vigeva il gold standard, fino al 1971 ufficialmente, in qualche modo la moneta era rappresentata da un controvalore in oro, per cui la quantità di moneta circolante rappresentava la capacità d'acquisto dell'oro che veniva conservato nelle banche centrali del paese. Questo non è più vero di fatto dal piano Marshall, quando gli Stati Uniti hanno cominciato a stampare dollari per mandare aiuti, ufficialmente dal 71, dalla fine del gold standard. Dopo quel momento è nata una grande confusione su cosa si basa la moneta. Io sono cresciuto pensando che fosse in qualche modo legata al PIL, alla quantità totale di beni che il paese era capace di erogare. Non è vero niente. L'esempio che fa Warren Mosler è molto semplice. Prende un pezzo di carta e dice: questo è il mio biglietto da visita. Chi di voi è disposto a lavorare 4 ore in cambio di biglietto da visita? Nessuno. Adesso vi dico che alla porta c'è un tizio armato che ho pagato che non vi farà uscire di qui se non gli date almeno 2 biglietti da visita. Improvvisamente ci saranno persone che saranno interessate a lavorare in cambio di un biglietto da visita. La moneta funziona così. La moneta ha valore perché lo Stato viene con le armi e vi dice: se non paghi le tasse nella mia moneta, io ti metto in galera. Fine. Tutto il sistema della moneta si regge solo e soltanto sulla domanda e sull'offerta. Non c'è un valore intrinseco. Ciò che viene richiesto ha valore. Finché c'è la domanda, c'è un valore. La domanda viene creata con la forza, con le armi. Fine. Non c'è niente di poetico, non c'è niente di romantico, è un sistema assolutamente freddo. Il primo ruolo delle tasse, il più importante, è quello quindi di creare la domanda. A me Stato, quindi, che cosa costa creare la moneta? Niente, il costo di stampa. A questo punto vi pongo un altro problema, quello che si studia all'inizio di qualunque corso di economia. Cioè, se io emetto la mia moneta e diciamo all'inizio dell'anno nella mia nazione ho emesso 1000 petecchioni, alla fine dell'anno tasso tutti quanti voi e mi trovo ad avere 1000 petecchioni di tasse. La domanda è semplice: quanta moneta è rimasta in tasca ai cittadini? Zero. Esattamente. Questo ci porta ad uno degli elementi più importanti, fondanti dell'economia, che è i saldi finanziari di settore. L'ho detto bene? Saldi settoriali. Saldi settoriali finanziari di Wine-Gobley. Cioè, ogni Stato ha una contabilità che in qualche modo può essere rappresentata come una partita doppia, entrate e uscite. Noi prendiamo l'intera economia di uno Stato, qualunque essa sia, non ci poniamo problemi di giustizia o di altro, facciamo un'analisi puramente grossolana e la dividiamo in 3 settori che sommati danno la totalità: pubblico, privato, estero. Il pubblico
spende con la spesa pubblica, che sono le uscite, incassa con le tasse, entrate e uscite. Il privato spende con le tasse, con la spesa, e incassa soldi dalla spesa pubblica in qualche maniera. Quindi in un certo modo possiamo dire che il saldo del privato sono i risparmi. Il settore estero è quello che serve a bilanciare, perché i soldi vanno dentro e fuori, quindi consegno più e meno, metterò sempre l'import e l'export. Ora, visto che i soldi che escono da una parte entrano da un'altra, è abbastanza ovvio capire che la somma dei saldi di questi tre settori fa zero, perché i soldi, se sono usciti da una parte, sono andati da un'altra, non c'è dubbio. In qualunque economia, il settore estero, cioè l'import-export, non impatta mai per una cifra significativa o sopra il 10%. Se l'economia è sana, ha un impatto che è anche inferiore al 5%. Diciamo il 10%, teniamoci nel caso pessimo. Questo vuol dire che per il 90% il risparmio dei privati coincide col deficit dello Stato. Se lo Stato non è in deficit, i privati non hanno risparmi. D'altra parte, abbiamo detto prima, se io non ho speso moneta, che non riprendo indietro, come fate voi ad averne? Io l'ho emessa la moneta. Se io la riprendo indietro e non rimango in deficit, ecco là che il risparmio non c'è. Esatto. Sul volantino, che non so se l'avete lì, è rappresentato il saldo finanziario dei settori, che non è un teorema, è la rappresentazione di dati reali che rispecchiano esattamente il saldo finanziario dei settori ricordati, anche perché questa non è una qualcosa da provare, è semplicemente un'analisi, una suddivisione di ciò che esiste, puramente aritmetica. Questo discorso non sta ancora andando a guardare la curva di distribuzione fiscale, di distribuzione della ricchezza, il benessere, no, è un approccio esclusivamente macroeconomico. Quando parliamo di settore privato intendiamo tutto il settore privato, eh? Quindi intendiamo i lavoratori, intendiamo le banche, qualunque cosa. Ma qualunque cosa vada ad orientarsi poi a una giustizia sociale di qualunque tipo riguarda la divisione della ricchezza di questo settore. E se questo settore non ha ricchezza, c'è poco da dividere, indipendentemente dall'approccio politico che si può adottare o si può scegliere per andare poi a dividere il saldo del settore privato. Quindi mi posso preoccupare di garantire il lavoro, di tassare di più ricchi o meno, posso decidere che i ricchi si devono arricchire o no, ma in ogni caso sto dividendo quello che è il saldo finanziario del settore privato. E se questo saldo finanziario non c'è, non sto dividendo niente. Questo ci porta a una seconda considerazione, il deficit pubblico. Alla fine dell'anno il deficit pubblico è la differenza tra quello che lo Stato ha speso all'inizio dell'anno e in che modo ha speso. L'ha speso pagando spesa pubblica, pagando stipendi pubblici, pagando opere pubbliche, emettendo titoli, e alla fine dell'anno lo ha incassato con le tasse. Se non c'è questo deficit, non c'è nessuna ricchezza che rimane al settore privato. Se per caso le tasse superano la spesa pubblica e quindi mi trovo ad avere un avanzo primario, io sto sottraendo ricchezza al settore privato. Il problema è, quando lo Stato ha un deficit, ha un debito, viene chiamato debito pubblico il consolidato di tutti i deficit di esercizio di ogni anno più gli interessi di ciò che è stato messo come titolo, come debito. Ma è un vero debito? Prendiamo l'Italia degli anni Ottanta, prendiamo l'America di oggi, come diceva Alan Greenspan, che era il direttore di destra, peraltro, della Federal, quindi non parliamo di un rivoluzionario. Il debito pubblico americano, Alan Greenspan diceva, qualcuno può pensare che non saremo in grado di pagarlo, è la promessa che noi in cambio dei titoli vi daremo dei numeretti su un conto corrente, che li decidiamo noi, e che in cambio di quei numeretti vi daremo dei dollari, che li stampiamo noi. Come facciamo a non averli? Non è un debito se si deve qualcosa che non si ha. In questo senso, Matthew Forstater suggeriva di ridenominare il debito pubblico conto per il mantenimento del tasso di interesse. Cioè, non è un vero debito, è una scrittura contabile che lo Stato ha con la sua banca centrale che tiene conto di quanta moneta ha emesso. Ma
se voglio ripianarla, la emetto. Quindi noi siamo arrivati, quindi, in questa situazione, negli anni 80, in cui l'Italia poteva spendere col debito pubblico. Non eravamo certo ben governati, eravamo in una situazione, ve lo dico, abbastanza disastrosa, senza volerlo nascondere, ero tra quelli che tiravano la monetina a Craxi, fisicamente, non moralmente. Ora, in questa situazione comunque, siamo stati, ad esempio nell'84, il paese che nel momento in cui aveva il record del debito pubblico aveva una disoccupazione inferiore all'8% ed era il primo paese al mondo per risparmio privato. Punto. Adesso, governati da grand'uomini, da tecnici dell'economia, continuano a ripeterci che l'Italia ha un problema di debito, non ci dicono che sono anni che l'Italia è in avanzo primario. L'Italia da anni sta incassando di tasse più di quello che spende per la spesa pubblica. Continua a rimanere negativo il bilancio perché c'è un deficit composito del debito pubblico precedente. Per il pagamento degli interessi. Per il pagamento degli interessi, esattamente, interessi compositi. Ma di fatto sono anni che l'Italia si sta impoverendo. Impoverendo non da un punto di vista materiale, perché non vengono a togliere fisicamente la casa, tolgono la moneta. La moneta non è un bene che abbia un valore, ma con la forza, se non paghi le tasse, io la casa te la tolgo. Quindi di fatto, finché accettiamo questa imposizione forzata, noi stiamo conferendo un valore a questo strumento virtuale che di fatto è un'istituzione sociale, che è la moneta. Nel 1981 c'è stato il primo grande strappo, il primo buco in questo meccanismo, che ancora, se vogliamo, era un problema, ma era un problema risolvibile. Dando retta a Friedman, un economista neoclassico, buona parte degli stati occidentali hanno dato colpa dei problemi economici e dell'inflazione agli stati spendaccioni, alla spesa pubblica esagerata. A posteriori sappiamo che questa era, il termine tecnico era una cazzata, scusate, proprio era una cazzata. C'è stato un problema di shock petroliferi che hanno inciso sulla spesa e che hanno causato un innalzamento dell'inflazione. Questa cosa si è chiarita velocemente, ma è rimasto il concetto sbagliato, smentito, è rimasto. Gli stati non devono spendere, devono invece rivolgersi ai mercati che sono virtuosi. Quindi uno stato che può spendere a piacere, con l'unico rischio, se spende espande, di far aumentare l'inflazione, ma la riduce con le tasse, si trova invece a prendere soldi in prestito dal mercato. E che ha un controsenso, cioè lo Stato che emette moneta la deve chiedere in prestito al settore privato. Se ci pensate è pure complicato da concepire come ragionamento. A seguito di questo atteggiamento, perché poi non è altro che un atteggiamento, non c'è stato un cambiamento strutturale vero, ci fu la famosa lettera di Andreatta a Ciampi, allora presidente Andreatta, ministro del tesoro, Ciampi era il presidente della Banca d'Italia, in cui diceva Andreatta a Ciampi che la Banca d'Italia non è più vincolata ad acquistare i titoli di Stato. Quelli che non rimangono invenduti sul mercato primario, quindi sull'offerta di titoli di Stato, la Banca d'Italia non è più obbligata ad acquistarli. Per inciso, questa regola è sempre stata valida per la London Bank, che non è mai stata obbligata ad acquistarli, ma esattamente come la Federal, essendo controllate dallo Stato, fanno l'interesse dell'economia dello Stato, li acquistano pure senza obbligo, che scherziamo. Altrimenti che succede? Succede che per vendere l'invenduto io sono costretto ad alzare i tassi di interesse. Ed ecco lì l'innalzamento del debito pubblico, perché Ciampi l'ha preso alla lettera nel senso più dannoso per l'economia italiana. Quindi non ha più comprato titoli di Stato. Quindi tutto l'invenduto rimaneva invenduto e andavano alzati i tassi di interesse emettendo titoli di Stato che erano sempre più onerosi in termini di interesse.
Da un certo punto di vista il problema già c'era, ma era un problema relativo, perché in ogni caso lo Stato stava offrendo ancora quei famosi pettichioni, stava offrendo carta che stampava, per cui non era un problema vero. C'era un innalzamento numerico del tasso di interesse, un innalzamento del debito pubblico, ma come abbiamo detto non era un vero debito. Già da quegli anni ha cominciato a girare però tutta una manfrina che poi ci è rimasta. Quanti di voi hanno sentito fin da bambini: ognuno che nasce in Italia ha sulle spalle un debito? Ma di che? Abbiamo detto prima che il deficit dello Stato è il credito dei cittadini, quindi ognuno che nasce in Italia ha in tasca mediamente quel credito che corrisponde al debito pubblico. Non è un debito. Il debito non è dell'Italia, è il debito dello Stato, che è l'emissore, il soggetto che emette valuta a costo zero. Quindi non è un debito, è semplicemente una nota. Ti devo 1000, ciao, che non mi costa niente produrre, niente di più. Qui poi è subentrato il vero casino. Quando siamo entrati nel meccanismo dell'euro, non voglio scendere nel dettaglio, nei tecnicismi, tutta la parte dello SME, dell'allineamento, dello sgancio momentaneo, vado ancora per macro concetti. Quando l'Italia è entrata nell'euro, che cosa è successo? Prima cosa, il debito pubblico, che prima non era un debito ma era una scrittura contabile, è stato ridenominato in una valuta che non era più proprietà dello Stato italiano, a tutti gli effetti una valuta straniera, visto che nessuno in Italia emette euro. Noi avevamo qualcosa che non era un debito e abbiamo deciso, tutti contenti, di trasformare in un debito. Ci siamo accollati il debito che non esisteva prima. Prima genialata. Seconda genialata: lo Stato non può più emettere soldi, li deve chiedere in prestito alle banche private. Alle banche private i soldi vengono dati in prestito dalla BCE, che emette non soldi, perché dal giorno della conversione, quando tutti quanti i soldi che circolavano in Europa sono stati convertiti in euro, la BCE non ha più emesso soldi come spesa pubblica. La BCE ha solo e soltanto emesso crediti. Le banche private hanno contratto un debito con la BCE, gli stati hanno contratto un debito con la banca privata. Da quel giorno sono cresciuti i debiti, è aumentata la quantità di moneta circolante man mano che aumentavano i debiti, ovviamente, perché la moneta veniva emessa solamente come debito verso banche private, verso una banca centrale straniera, e in realtà la quantità totale contabile di moneta circolante è diminuita per effetto degli interessi e per effetto del fatto che una moneta forte veniva usata come valuta di riserva. Infatti sono cresciute ad esempio in Russia le masse di euro monetarie. Dal giorno della conversione sono diminuiti gli euro, letteralmente. Oggi noi abbiamo un'inflazione di circa l'1%, i prezzi sono andati crescendo dal 99 ad oggi, i soldi sono andati calando, ma non nel senso che ognuno di voi prende di meno perché lui ci sta rimettendo, no, sono andati calando globalmente. Cioè, nel sistema macroeconomico dell'Europa i soldi sono di meno, o meglio, la quantità di credito che c'è in giro al netto del debito che è stato fatto con le banche è diminuita, perché se ci sono più soldi è perché ho acceso più debiti. Siamo tutti più indebitati, molto più indebitati, a cominciare dagli stati che si sono inventati un debito, trasformato in un vero debito, quello che prima, sotto la voce debito pubblico, un debito non era. Questo sistema è caratterizzato da una banca centrale che non è sotto il controllo di uno Stato. La Federal funziona teoricamente alla stessa maniera. È una banca che è controllata dallo Stato, più o meno come la BCE, diciamo che è controllata dall'Europa, non scendiamo neanche nel dettaglio dell'assoluta antidemocraticità delle istituzioni europee, perché lì sarebbe da piangere. Però la Federal ha due mandati: garantire il valore del dollaro nel rispetto della massima occupazione possibile, garantire il debito pubblico. La BCE ha un solo mandato: garantire il valore dell'euro. Fine.
metà del primo mandato della Federal. Il valore dell'euro è più importante dell'occupazione, il valore dell'euro non tiene conto dei debiti pubblici, lo Stato ha i debiti, la Fed se ne frega. Quindi uno Stato può fallire, cosa che era impensabile prima, perché appunto se dovevo ripagare un debito pubblico bastava che stampassi moneta, ora possiamo fallire. Il default era qualcosa di assolutamente impensabile prima. Si poteva avere un default tecnico su un debito estero, ma mica ti bombardano perché devi dare dollari che non hai, aspettano li paghi, come è successo in Argentina. Non è che qualcuno è andato lì a mettergli le bombe perché hanno fatto un default sul debito. Oltretutto in realtà l'Argentina è andata in default quando ha fissato la parità tra peso e dollaro, quindi è stata proprio pure in quel loro caso rinunciare alla sovranità monetaria che li ha portati al default. Prima leggeva Valerio su quel pezzo di carta della Grecia le caratteristiche della polis. Quali sono le prime? Qualcuno le legge lì? Uno. Cioè, numero uno. Emettere moneta. Cioè, l'abbiamo trovata lì. Già sta per la propria moneta. Cioè, ha messa la lente. No, no. Era a scuola, solo che non ce la ricordiamo. Giuro che la politica è la decisione della cosa pubblica. Adesso, indipendentemente dal fatto che si può essere di sinistra, di destra, di centro, c'è un concetto che può essere chiaro a tutti. Se io non posso disporre, se io Stato non posso disporre dell'economia, sto decidendo di idiozie, sto decidendo di, anzi non di idiozie, di cose anche importanti, ma che sono di fatto collaterali. I diritti civili sono importantissimi, ma se non sono garantiti i diritti sociali e le risorse per sostenere i diritti civili, sto parlando di niente. Posso decidere di equiparare le nozze gay alle nozze eterosessuali? Sì, tanto come vogliono di fame tutti allo stesso modo, che problema c'è? Posso decidere i diritti, posso decidere che deve esserci un titolo di spesa per i portatori di handicap, ma questo vuol dire che sto togliendo spesa ai disoccupati, perché i soldi non li sto più emettendo. Ci hanno convinto che la spesa pubblica è pagata con le tasse e questa è un'idiozia. Lo Stato parte, oggi c'è l'Unità d'Italia. Scusate, come fa l'Italia appena formata a pagare la spesa pubblica? Da dove le prende le tasse quando comincia? La spesa pubblica viene pagata con il deficit, con l'emissione di valuta. Quello che rientra non serve a niente, lo posso anche bruciare perché tanto l'anno prossimo ricomincerò con la spesa pubblica. Gli economisti chiamano il drenaggio della valuta in eccesso, perché serve a controllare l'inflazione, perché se io metto soldi a pioggia, quello che ottengo è di avere tantissima valuta in giro a fronte di una quantità di beni irrisoria e quindi sale l'inflazione, cala il valore della valuta perché ce n'è tanta e i beni sono quelli. Allora, per drenare la valuta in eccesso, uso le tasse, primo ruolo delle tasse, drenare la spesa pubblica e controllare l'inflazione. Inflazione che è bene che ci sia. L'inflazione è fondamentale. Se non avessimo inflazione, immaginate di trovarvi in una situazione di inflazione negativa, come è ora la Spagna e come sta avvicinandosi la Grecia. Siamo in un sistema, un regime in cui il dollaro, la moneta, il pelicchione, l'euro oggi vale meno di quanto varrà tra 6 mesi. L'imprenditore contrae un prestito per produrre un bene e venderlo, quando lo immette sul mercato incasserà di meno di quello che ha speso, quindi non solo non potrà pagare gli interessi, ma non potrà neanche pagare il capitale preso in prestito. L'inflazione in qualche modo è quello che permette al tempo di assorbire la spesa impiegata, il prestito, l'investimento, di ammortizzarlo, e si bilancia un po' con i tassi di interesse che vengono controllati dallo Stato tramite l'emissione dei titoli. E questo ci riporta ai meccanismi. Perché allora emettere titoli di Stato? Perché emettendo titoli di Stato io controllo il tasso di interesse. Una banca non può inventarsi che ti dà lo 0,3% di interesse se io Stato emetto titoli al 4%. Se io Stato emetto titoli al 4%, io ho fissato il debito, il tasso creditore al 4% minimo. Non ci sono santi, ho fatto una forzatura che non è la legge.
se io impongo le cose per legge con la polizia che ti viene ad arrestare se non le rispetti, ci sarà sempre qualcuno che trova il modo di svicolare, fatta la legge e trovato l'inganno. Se io di fatto creo la condizione per cui sia automaticamente rispettato quel tasso emettendo il titolo, fine, tu puoi anche mettere un tasso di interesse al 2%, nessuno ti calcola perché i titoli di Stato vanno a 4, allora invece che dare i soldi alla banca li do allo Stato. Problema risolto. Quindi il primo compito delle tasse è quello di drenare la valuta in eccesso per controllare l'inflazione. Il secondo compito delle tasse è quello di agire da leva fiscale e quindi disincentivare i comportamenti non virtuosi e incentivare quelli virtuosi. Il concetto di virtuoso e non virtuoso è politico. Ad esempio posso tassare la benzina e dare sconti fiscali sull'eolico e sul metano. E questo serve, nuovamente, non a imporre le cose per legge, ma a rendere conveniente il comportamento giusto, in modo che non sia necessario andare col fucile in tutte le case per far rispettare un comportamento giusto, ma diventi automatico e vantaggioso. Terzo ruolo delle tasse. Il primo in assoluto è quello di dare forza alla moneta, cioè senza le tasse gli euro nessuno li vorrebbe, potremmo usare i dollari e qualunque altra cosa. Questi, diciamo, sono i tre compiti fondamentali delle tasse. I soldi che vengono ritirati, gli economisti, la maggior parte degli economisti post-keynesiani, per disparità sociale prima che ricchezza, no? Sulle tasse, quella è, diciamo, se vuoi lo faccio entrare nella leva fiscale. Quello poi dipende, qui stiamo sul livello macroeconomico, per cui consideriamo le tasse a livello complessivo, cioè quanto tasso la società. Non mi sto neanche addentrando poi su qual è la divisione fiscale all'interno, lì la questione diventa politica. Sì, ma qual era la domanda? Scusa, non ho capito perché poi la mia? Che ho fatto notare che c'è una quarta funzione a cui servono le tasse, che è quella per limare le disparità sociali, per limitare. Sì, adesso non c'è più il senso tutto. Entriamo sul politico, cioè finché ci teniamo sul macroeconomico, analizziamo il sistema senza andare a vedere le divisioni tra classi, tra individui, tra nord, sud o altro, ci troviamo di fronte a una quantità aritmetica che non ha bisogno di scelte ideologiche di nessun tipo. Oggi l'Europa sta spingendo solo e soltanto nella direzione del controllo dell'inflazione. Abbiamo un'inflazione che va dall'1 all'1,5% fino a casi di inflazione negativa, il che è drammatico. Abbiamo una disoccupazione giovanile che sale dal 40-45% al 57% in Grecia, una disoccupazione reale, non solo giovanile, che è superiore al 30%, sebbene censita intorno al 67% in Grecia. Un po' di mesi fa, 67, anche un... Però abbiamo un'inflazione all'1%. Una delle cose che ho imparato a suo tempo è la domanda fondamentale di qualunque questione economico-politica: cui protest? A chi conviene? L'inflazione ci viene spesso ripetuto che è la più iniqua delle tasse, però vi riporto alla situazione dell'84, quando la maggior parte degli italiani ha comprato casa, avevamo un'inflazione che andava allegramente al 15-20%, avevamo un risparmio privato al 24%, avevamo una disoccupazione sotto l'8%, e io francamente, se l'inflazione è la più iniqua delle tasse, a quella situazione ci tornerei molto volentieri. Se c'è un'inflazione, se il denaro perde valore, la casa perde valore? No, aumenta di prezzo, il valore della casa è quello, oggi vale 100.000 vedecchioni, c'è un'inflazione al 10%, varrà 110.000 vedecchioni. Fine. Il valore rimane costante. Perde valore la valuta, non perde valore il bene. Questo discorso vale per tutti i beni, vale anche per il lavoro. Tant'è che vi ricordo che negli anni 80, col 15-20% inflazione, c'era la scala mobile. Per cui il lavoro, che è un bene, era comunque agganciato all'inflazione. Quindi il lavoro, lo stipendio, non perdevano valore. L'unica cosa che perde valore quando il denaro perde valore è il denaro. Chi ci rimette? Questo è proprio ovvio, cioè quello è inevitabile. Se il denaro perde valore, il denaro ha perso valore. Chi ci rimette quando il denaro perde valore? Chi invece di avere beni ha denaro.
grossi gruppi finanziari, fondi di investimento, banche d'affari, ops, i proprietari della BCE. Perché la BCE non è statale, ma è proprietà delle varie banche private e centrali grosse, e di fatto pure la Banca Italia ormai. E di fatto è stiamo parlando di Ciampi, la sua decisione è stata tutto fuorché orientata al benessere dell'Italia, è stata nella stessa identica direzione nell'81 quando Ciampi ha 84, il divorzio '81. Nell'81, quando c'è stato appunto il divorzio tra Banca Italia e Tesoro, Ciampi poteva benissimo decidere di continuare come faceva la London Bank a comprare i titoli di Stato residui di missione. Ha deciso di no. Perché in questo modo saliva il valore del denaro. Il valore del denaro è importante che salga, l'inflazione è bassa, fa salire il valore del denaro, la scarsità di denaro fa salire il valore del denaro. Se l'acqua c'è ovunque, l'acqua non ha valore. Se l'acqua esce da una sola canna, di una sola fontanella, chi la controlla ha un grosso valore. Se gli stati non possono spendere, non solo i soldi dei gruppi finanziari sono garantiti, sono fondamentali, controllano le economie di interi paesi. Non è un caso che le proposte finanziarie vengano da Jeffrey Morgan, Goldman Sachs, e non in maniera nascosta, per questo non parlavo di complottismi. Due anni fa un anno e mezzo fa JP Morgan è andata alla Commissione Europea a chiedere ufficialmente, potendo andare a trovare gli atti, che fossero fatte pressioni sugli stati membri perché fossero tolte dalle costituzioni dei paesi dell'Eurozona le pregiudiziali antifasciste che rendono difficile adottare le politiche di risanamento sociale opportuno. Ma non è un complotto, l'hanno fatto proprio scritto nero su bianco. Scritto nero su bianco, ufficiale, sul sito della Commissione Europea, lo trovate in tutte le lingue. Per questo dico, non c'è nulla di nessun complottismo oscuro. C'è una strategia finanziaria assolutamente lineare, con degli interessi assolutamente chiari. Ci viene ripetuto spesso che il problema è la spesa pubblica, lo Stato spendaccione, che il problema è la corruzione. Che sono gli evasori fiscali. Gli evasori fiscali, loro sono il problema. Torniamo al livello macroeconomico. Lo Stato è in avanzo, sta incassando più di quello che spende, sta impoverendo i cittadini italiani. Per assurdo, se non ci fosse evasione fiscale, saremmo ancora globalmente più poveri. È una cosa grottesca. L'evasione fiscale è un problema di giustizia civile e sociale, ma a livello macroeconomico in questo momento sta contribuendo a frenare l'impoverimento complessivo. Quindi per assurdo, ed è un assurdo e ve lo dico da persona che odia gli evasori, in questo momento se non ci fosse evasione saremmo messi ancora peggio, perché avremmo ancora meno valuta che circola. Chiaro che i grossi evasori i soldi ce l'hanno alle Cayman, per cui non è che sto giustificando qualunque evasione, né sto giustificando l'evasione in sé. Però a livello numerico non possiamo che constatare che se non ci fosse evasione ci sarebbe meno valuta che circola. Oltretutto la spesa pubblica è fondamentale, non è un problema, è una risorsa. Lo Stato che spende sono i cittadini che incassano. John Maynard Keynes, che non era esattamente Lenin, diceva che piuttosto che tenere due cittadini disoccupati e pagare per le loro spese, per la loro disoccupazione, per il danno sociale che arrecano, perché questo comporta anche delinquenza, è più conveniente a livello sociale pagarne uno perché scavi una buca e un altro perché la riempia. In questo modo, quindi proprio il perfetto esempio di spesa pubblica improduttiva, la cosa più brutta e cattiva che ci viene di lì. Questa spesa pubblica improduttiva genera due redditi che avranno ricadute su tutto l'indotto e che aumentano la domanda aggregata. Quello che abbiamo in questo momento, la crisi che abbiamo oggi, è una crisi di domanda. Mancano i soldi, la gente non compra, le ditte, le aziende, i costruttori se li danno nei denti i loro prodotti, e quindi è inutile aiutarli perché tanto quelli continueranno a non vendere. È inutile salvare le banche, perché un'azienda che fallisce
per poter essere ricostruita ha bisogno di mesi, di anni a seconda del tipo di azienda, per ricostruire tutto l'indotto, tutto ciò. Pensate, fallisce la Fiat, quanto ci vuole per rifare un'azienda che piega tanta gente? Se fallisce una banca, per rifare una banca ci vogliono 24 ore. Noi stiamo aiutando solo le banche, che sono l'unico tipo di azienda che potremmo far fallire senza preoccuparci. Meglio salvare un calzolaio che salvare una banca. Il calzolaio fa la spesa, compra il pane, e per fare il calzolaio serve il mestiere, serve la bottega, servono gli attrezzi, per fare la banca serve una stanza, il telefono e il capitale. Quindi non serve nient'altro, di fatto, al collegamento a internet, esageriamo. Quindi stiamo salvando le banche, non stiamo salvando le aziende, soprattutto anche salvare le aziende sarebbe relativo, cioè il finanziamento ai piccoli e medi imprenditori. Date i clienti, non gli date i soldi. Il problema del piccolo e medio imprenditore è che non vende, è che lo Stato non paga i conti. Quindi ci riporta sempre allo stesso punto comune. Quello che manca è la spesa pubblica. Tutti quelli che vi dicono che la spesa pubblica è un problema e che ci sta creando disagi stanno in realtà portando il discorso all'opposto di quello che è. Una spesa pubblica improduttiva è più vantaggiosa di una riduzione di spesa pubblica. Poi è chiaro che se si fa una spesa pubblica produttiva è fatta bene, è meglio per tutti. Ma intanto, se triplicassero le auto blu, avremmo più risorse, più stipendi che vanno in giro, che aumentano la domanda aggregata e che risollevano e che aiutano la piccola media impresa. Cioè, paghiamo gente per scavare, per riempire le buche, paghiamo le auto blu o qualunque cosa sia, cioè anche le cose più brutte, più sbagliate, sono più d'aiuto che ridurre la spesa pubblica. E questo penso di aver detto abbastanza enormità per la prima mezz'ora. Ci sono domande prima che andiamo avanti? Io non ho una cosa. Adesso ho fatto l'esempio delle auto. Dammi del tutti, prego. Ah sì. Tu hai detto adesso, hai fatto l'esempio della loro, no? Cioè, stiamo considerando il discorso della spesa senza però affrontare a chi vanno questi soldi, cioè è determinante anche a chi vanno i soldi, non soltanto quanto entrano e quanto ne, perché a me personalmente che si vendono più a loro blu non c'è nessun ritorno, credo a nessuno di noi abbia ritorno. Sì. A parte il fatto che sono due, questa risposta è duplice, da una parte è macroeconomica. Cioè, se consideriamo il settore privato nel suo complesso, i soldi vanno al settore privato e comunque ne beneficia, quindi c'è un beneficio complessivo. Questo approccio macroeconomico in realtà si riflette anche sul tempo, sulla microeconomia, perché se io all'improvviso ho 5.000 stipendiati di auto blu, questi comprano casa, comprano il pane, comprano le scarpe, vanno in giro, comprano i vestiti, comprano, spendono. Questo aumento di spesa causa un aumento di domanda. L'aumento di domanda viene immediatamente sopperito dall'offerta ed è quella che ti danno un lavoro. È la domanda, una delle più grosse truffe che c'è nell'economia, quella dei neoclassici, è che approcciano l'economia dicendo che l'offerta pilota la domanda. Ora, potete essere bravi finché vi pare, ma vi sfido a bere ghiaccio agli eschimesi. È la domanda che comanda sull'offerta. Io posso mettermi adesso a offrire a un prezzo stracciato una macchina che schiaccia gli altri. Quanti di voi la comprano? Schiaccia gli altri? Sì. Mi interessa? No. No. Invece ci sono domande che se ci... Al contrario, è facile vedere che se la gente ha bisogno di pane, qualcuno che fa il pane spunta fuori. Non ci sono santi, perché conviene. Se c'è domanda, diventa automaticamente conveniente sopperire con un'offerta. La domanda, l'offerta non pilota la domanda pilota l'offerta. È chiaro che con un'offerta strategica posso influenzare la domanda e pesantemente, però non la posso stravolgere. Quindi la prima cosa a cui devo dare ascolto è la capacità di creare domanda, quella che si chiama domanda aggregata. Complessivamente la capacità di spesa del settore privato e pubblico è quella che crea domanda, a cui viene data una risposta con l'offerta e quindi con il lavoro. Con il crollo della piccola e media impresa, con il crollo delle grandi imprese perché non vendono più, abbiamo la disoccupazione. L'aumento della disoccupazione, che è un dato numerico non banale, perché passiamo dal 7-8% alla disoccupazione giovanile del 35%, quindi parliamo di numeri importanti,
è quello che poi causa la diminuzione del reddito complessivo, perché in una famiglia lavorano in due o lavorano uno o nessuno, c'è una bella differenza di reddito. Inoltre la disoccupazione permette di comprimere i salari. Se io ho una disoccupazione forte, io tratto il lavoro come un ricatto: o accetti una riduzione salariale o ti licenzio, perché il lavoro diventa prezioso. Quindi una buona disoccupazione garantisce la possibilità di comprimere i salari. Se aumenta la domanda, aumenta l'occupazione, diventa più forte il tuo potere contrattuale e perde forza il potere contrattuale di chi offre lavoro, perché a quel punto c'è bisogno di merci, c'è bisogno di produzione, c'è bisogno di lavoratori, non c'è bisogno di lavoro, e quindi diventi più forte nel contratto. I sindacati che si preoccupano di salvare le imprese, si preoccupano di salvare il loro posto. Sì, ma al di là di questo, anche facendo finta che i sindacati siano buoni e che i sindacalisti non se ne occupino, noi abbiamo avuto negli ultimi anni sindacati che portavano con argomentazioni in maniera pubblica, non come, appunto, non come dire mi salvo il mio posto ma non lo dico, no, l'argomentazione ufficiale era dobbiamo salvare l'impresa. Ragazzi, il ruolo del sindacato non è quello. Ma il sindacato perde potere contrattuale se l'offerta di lavoro è più debole della domanda di lavoro. Domanda e offerta sono le uniche cose che contano e che comandano sulla moneta come sul lavoro. Posso? Prego. Prima di fare la mia domanda, cioè collegato all'argomento delle auto blu, degli sprechi, diciamo, io immagino che siano due cose un po' scollegate, nel senso che gli sprechi, le auto blu e l'evasione, comunque prima dell'arrivo della crisi, diciamo degli ultimi anni, secondo me erano cose comunque da sconfiggere. Poi adesso immagino io da quello, ecco, da tutta questa descrizione, che questa crisi esagerata non è collegata a qualche spreco, ecco, diciamo. Penso siano due argomenti un po' scollegati. Però sul primo c'è una considerazione, scusa, ti do subito proprio due secondi, di John Maynard Keynes, che diceva: ogni volta che taglio la spesa, una spesa di qualcosa, ad esempio taglio una spesa pubblica e produttiva per un'auto blu, il giorno dopo qualcuno si sveglia e vedrà decurtato il suo reddito. Il giorno dopo qualcuno dove lui spendeva vedrà decurtato il proprio reddito. C'è un moltiplicatore della spesa pubblica che è molto maggiore di uno, perché lo stipendio che io pago fa sì che lo stipendiato poi spenda e compri beni e servizi. Quando io taglio una spesa, anche improduttiva, io sto comunque portando un danno sociale, per cui dovrei investire la stessa spesa perché diventi una spesa produttiva per la società in termini di beni e servizi, ma non dovrei mai tagliare. A meno che non ci sia tanta domanda sul settore privato da potermi permettere di variare la spesa pubblica, perché sta andando tutto molto bene. Vai. Allora, la domanda che poi non è mia, ma parlando l'ho sentita, e non so neanche se, cioè, mi hanno detto: ma se noi cambiassimo il valore per superare questa crisi esagerata di questo momento, cambiare il rapporto fra svalutare l'euro, cioè come si svalutavano una volta le monete locali rispetto al dollaro. Come? Non lo so, non è possibile tecnicamente. Tutto ciò che in qualche maniera è un rapporto tra valute è sempre dato dalla domanda e dall'offerta. Una valuta che è rara ha più valore. L'unico modo che avremmo per svalutare l'euro sarebbe quello di emettere euro. La BCE non può farlo. La BCE non può per mandato comprare titoli di Stato sul mercato primario, si può comprare sul secondario. Diciamo che, per assurdo, mantenendoci nelle regole attuali, spiega primario e secondario. Sì, cioè quando uno Stato emette crediti, titoli, buoni del tesoro o altro, la BCE non li può comprare. Li comprano le banche, li comprano i gruppi finanziari e poi la BCE può comprarli dalle banche. Dalle banche.
Però se la BCE si dichiara disponibile a comprare buoni sul mercato secondario, eccolo là che il mercato primario li compra più volentieri. Tecnicamente quindi la BCE potrebbe acquistare titoli di Stato, ad esempio della Grecia, acquistare titoli di Stato per un valore superiore a quello del debito greco e metterli in consolidato e dire io questi debiti, questi titoli non li esigerò mai. Così il debito della Grecia diverrebbe nuovamente un debito aleatorio, sarebbe in mano al BCE. Ma se fosse stata questa l'intenzione, non saremmo nella situazione in cui la Grecia chiede un prestito per pagare gli interessi sui prestiti precedenti della Troica. L'intenzione è esattamente opposta. Teoricamente si potrebbe fare. Praticamente l'intenzione politica, strutturale e istituzionale è esattamente opposta. Potremmo cambiare direzione, potremmo avere una BCE sotto il controllo dello Stato, perché se io ho un emettitore di valuta che è sotto il controllo di uno Stato, allora posso cominciare a pensare che lo Stato imponga alla banca centrale di garantire il debito. Dunque si può dire che il problema di base... Dentro là c'è il telecomando, perché lo spegniamo? Troppi se vuole. Scusate, il portiere. Sì, sono d'accordo. Sì, aspetta. Cioè il problema allora non è l'euro, ma è chi lo controlla, cioè è la parte politica dell'Europa, non la parte, cioè l'euro è il risultato del fatto che chi lo controlla sono i mercati e non qualcuno che pensa al popolo. Ma l'euro ha una parte politica. La moneta è un'istituzione sociale. La Germania ha accettato l'adesione alla moneta unica ponendo il vincolo che mai ci sarebbero stati, e questo è importantissimo, lo ricordo ogni volta che mi hanno brancaccio, mai ci sarebbero stati trasferimenti fiscali dall'uno all'altro degli stati membri. L'esistenza dell'euro è una barriera che impedisce qualunque avanzamento verso una forma unita, federale, statale dell'Europa. Impedendo l'unità fiscale, l'unità politica è assolutamente fuori luogo. In questo momento l'istituzione sociale chiamata euro impedisce un'unione europea. Sono i trattati alla base dell'euro che lo impediscono. Quindi hai ragione, non è la moneta euro, ma è la definizione della moneta euro che sta impedendo questo meccanismo. Dipende da che cosa intendi con la parola euro. Cioè, il pezzo di carta potrebbe rimanere, ma dovrebbe essere completamente rifondato. Non siamo attaccati ai pezzi di carta, quando siamo stati a Verdi a Montessori nessuno si è sentito male, ma il valore che c'era dietro era sempre garantito da un'unità statale con un'unità fiscale. Pensate a quello che è successo all'Italia, dall'unità d'Italia fino all'adesione all'euro. Il nord ha sfruttato il lavoro del sud pesantemente, ma il più grosso contributore fiscale italiano era la Lombardia. Le tasse della Lombardia pagavano le spese del sud. È rimasta una disparità, non sto dicendo che fosse giusto, ma il trasferimento fiscale dal nord al sud ha in qualche modo permesso di mantenere l'unione italiana, l'unità politica italiana. Perché se si fosse limitata l'Italia a sfruttare il sud, il lavoro del sud, per far arricchire il nord, senza compensare con l'unione fiscale, quindi drenando più al nord che al sud e spendendo più al sud che al nord, saremmo crollati. L'unità fiscale è assolutamente necessaria per mantenere un'unità monetaria. E in questo momento l'unità fiscale è assolutamente impedita dall'euro e dai trattati su cui si fonda, principalmente Maastricht e Lisbona. Quindi penso che sia una questione di tempo. In questo Bagnai dice molto chiaramente che questo sistema crolla, e su questo ormai lo dicono tutti. E allora mi chiedo perché? Perché crolla? Il motivo in cui l'Europa vuole fare questo. Sì, la mia domanda è questa. Ma bisogna vedere cosa intende per Europa. La BCE. Avete sentito che stanno privatizzando il Partenone? Avete sentito che stanno privatizzando il Partenone? No, a me questa non è. Stanno privatizzando il Partenone?
tutte le università greche sono state privatizzate, sì, la televisione pubblica è stata privatizzata, la polizia è praticamente stata privatizzata, affidata in buona parte alle Orgenforum, perché abbiamo detto prima che la moneta si regge sulla forza. La prima istituzione dell'Europa è stata l'euro, la seconda la polizia, che è Orgenforum, ovviamente. Perché quando sono cominciate le rivolte in Grecia, il capo della polizia ha detto che non avrebbe attaccato i manifestanti disoccupati, l'hanno preso, l'hanno rimosso e hanno mandato la Orgenforum, subito. Prima applicazione della polizia, perché la moneta si basa sulla forza, prima mi baso sulla forza degli stati membri. Quando poi pian piano gli stati cominciano ad andare a gamba all'aria, è il caso che la forza sia centralizzata. Quindi il primo passaggio è la moneta, il secondo passaggio è la polizia. Il punto è che quando c'è stato qualche anno fa solo l'ipotesi di un referendum fatto dal Partito Socialista Greco, un eventuale referendum sulla permanenza o meno nell'euro, più o meno, sì. La notte in cui è stato detto, tutti i vertici militari greci sono stati rimossi. Per quale motivo? Date la risposta da solo. No, perché la Grecia. Vertici militari. È il primo obiettivo. È la prima. Ma non è, non prima c'è stato comincia una deve cominciare. Sì, no, beh, però allora, l'asse, l'Europa si legge su un asse che è Germania e Francia. La costruzione dell'Europa come entità politica ha degli interessi finanziari, ma richiedeva un appoggio politico di base. L'appoggio politico di base è stato l'asse franco-tedesco. È stato garantito in qualche modo alla Germania di portare avanti una riunificazione a spese dell'intera Europa. All'epoca, quando è caduto il muro, se ne parlava della spesa distribuita dell'unificazione, poi non se ne è più parlato. La Francia ha spinto questa cosa, pensando, e questo è il teorema di Alain Parguet, fino adesso nessuno è riuscito a smentirlo, poi si deciderà se funziona, di riuscire a combattere la Germania su che terreno? Nel momento in cui io non posso più svalutare perché tutti usano la stessa valuta, che modo ho per aumentare la mia competitività? Prima di tutto notiamo che avendo una moneta unica, l'import-export diventa fondamentale. Non posso più badare al benessere della mia economia. Devo preoccuparmi dell'export. Mentre in un'economia sana me ne frego, conta il PIL interno, il prodotto interno lordo è quello che conta. E l'export ha un ruolo marginale, quando la moneta è unica e io non posso più spendere per il mercato interno, i soldi devono venire da fuori, l'export diventa fondamentale. Non possiamo stare tutti bene, chi sta bene ha preso i soldi agli altri, se uno vince qualcuno perde. Infatti, se l'operaio in Germania guadagna 4.000 euro, l'operaio in Germania non guadagna 4.000 euro. E sono qui ci arriviamo. 450 euro. Sono 8 milioni di tedeschi sono sotto il programma lavorativo chiamato mini job, senza tutele sindacali, senza diritti sociali, 450 euro al mese. Anche i vecchi pensionati sono riandati a lavorare a 450 euro al mese. 8 milioni di tedeschi stiamo parlando. La Germania, forse parlavo di qualche altra Germania che non. No, parliamo. No, delle banche. La Germania aveva nel 2012 la percentuale più alta di lavoratori sottopagati dell'Unione Europea, il 25%. Fonte Eurostat. Ok. Le riforme Hartz 1, 2, 3 e 4 hanno permesso alla Germania di usare la Germania dell'Est come un mercato degli schiavi. Hanno compresso il costo del lavoro. Al punto che oggigiorno ci sono tantissime aziende polacche che esternalizzano in Germania, perché costa di meno lì il lavoro che in Polonia. La Francia pensava di riuscire a far passare una riforma del mercato del lavoro con un governo socialista, pensavano di riuscirci. La Germania li ha battuti sul tempo, le quattro riforme Hartz. Hanno creato un esercito di schiavi, di gente che lavora formalmente part time, in realtà anche più di 40 ore a settimana, per degli stipendi che vanno dai 300 ai 450 euro. Milioni e milioni di lavoratori sottopagati alla fame, senza diritto alla pensione, senza nessuna garanzia sociale, senza indennità di disoccupazione se vengono licenziati, nulla.
E quando ci dicono almeno in Germania hanno i mini job, in realtà ci stanno dicendo almeno dopo abbiamo la schiavitù, possiamo accettarla, perché lì diventa veramente una questione di schiavitù. A parte i trucchi che ha fatto la Germania con la banca di investimenti per cui ha nascosto il debito pubblico, e lasciamo pure perdere questo aspetto, la Francia pensava di fregarli sulla compressione del mercato del lavoro, è rimasta fregata sul tempo della Germania. Attualmente l'Europa è divisa in due. Gli unici due che guadagnano, e che in parte uno dei due, erano la Germania che esportava gli altri e la Francia che non si occupa più di produzione ma si occupa di commercio. Ma la produzione impiega le persone. Il commercio, guardate i vari Auchan, Carrefour, è tutto francese la distribuzione. Sì. La distribuzione impiega pochissime persone in rapporto alla produzione. E quindi la disoccupazione francese è altissima. Quando diciamo che la Germania guadagna, non stiamo dicendo che guadagnano gli operai tedeschi. Per guadagnare a livello complessivo le aziende tedesche stanno comprimendo il costo del lavoro e quindi stanno sfruttando gli operai tedeschi. Un operaio tedesco in questo momento è molto meno garantito anche di un operaio italiano. Poi è chiaro che in alcune zone c'è ancora un reddito più alto che è uno strascico, un residuo che si sta abbattendo peraltro di altri tempi in cui la Germania dell'Ovest spendeva e faceva spesa pubblica alla grande, quando compravano da noi, quando l'Italia era la prima economia europea e la Germania era in crisi ed era la crisi che garantiva gli stipendi, perché se non c'è spesa pubblica non c'è credito. Alcuni miti sono assolutamente falsi, come il fatto che la Germania è virtuosa. Non è virtuosa, sta sfruttando i lavoratori. Cioè quello che ci sta importando pure noi praticamente. Io vi ricordo alcuni, senza andare a parlare di macroeconomia, vedo che non sono tutti di primo pelo, qualcuno c'è l'età mia. Vi ricordate negli anni 80 una Panda quanto costava? Una Panda 45 costava un terzo della Fiesta. Barbara. Nel 2000 la Fiesta e la Panda costavano uguali. Ora Marchionne è un delinquente. Ma se all'improvviso nel sistema di convergenza valutaria che ha portato l'Unione Europea la lira è stata forzosamente rivalutata del 30-40% e una Panda ha cominciato a costare quanto una Fiesta, è chiaro che la Fiesta non vende più all'estero. Parallelamente all'interno dell'Italia i soldi venivano drenati con la diminuzione della spesa pubblica, con l'avanzo primario alla fine di ogni anno, e non vedi più neanche dentro. Quindi Marchionne sarà un delinquente, la Fiat è quello che è, ma quando la Panda costava un terzo della Fiesta la gente se la comprava. Ora che costa più di una Fiesta, perché non la dovrei comprare? Sono proprio scritto. La Fiat 1 è stata l'altra più venduta al mondo. Ah, più nel mondo ed è tuttora prodotta sia nell'Europa dell'Est che in Sud America. Volevo raccontare perché era la Grecia prima. La Grecia ancora oggi detiene il 19% di tutte le navi che surcano il mare del mondo. Alla fine degli anni 90, non so se ve lo ricordate, c'era una petroliera nel mare del nord vicino alla Spagna che si ruppe e chiese aiuto per attraccare sulla costa degli spagnoli. Questo non avvenne, fu vietato dagli spagnoli perché c'era il rischio ambientale. Fatto sta che questa nave si spezzò. Che cosa successe? Che da questo evento si obbligò tutte le navi ad avere il doppio scafo. Siccome in quel momento il 42% di tutte le navi del mondo avevano bandiera greca, erano registrate con gli armatori greci, ebbero un problema enorme rispetto a dover finanziare questa cosa della ristrutturare tutte le navi che portavano bandiera. Per cui diciamo che è nata da lì il chiedere credito alle banche per fare questa operazione. Che cosa successe? Successe anche che gli armatori greci dovettero andare sul mercato finanziario per recuperare, perché le banche comunque non davano credito in Europa e soprattutto in Grecia.
i paesi asiatici furono i primi a proporsi come finanziatori di queste operazioni, in cambio ricevettero il fatto che i cantieri navali dovevano essere usati quelli dei loro paesi, per cui si spostò l'attività economica dei cantieri navali, che l'Europa era il primo produttore al mondo di navi, si spostò nel sud dell'Asia. E qui ci fu il problema che i cantieri navali italiani anche andarono in crisi, quelli greci, quelli tedeschi, per cui oggi ci ritroviamo che comunque ancora oggi la Grecia detiene il 19% di tutte le navi cargo che girano sui mari del mondo. Per questo la Grecia è importante, per il commercio che le banche finanziano e gli scambi commerciali. Perché una cosa che hai detto che però è importantissima e che mi stavo dimenticando, sul cui protest a chi conviene? Complessivamente questa situazione fa sì che l'economia di tutta l'Europa vada progressivamente a gambe all'aria. Quindi questa politica sembra riuscire, e uno pensa perché le banche dovrebbero fare una cosa simile, visto che alla lunga ci metteranno anche loro. Questo ci porta però a una considerazione che dovremmo già aver capito, ma che in realtà spesso non viene afferrata in pieno. Sappiamo tutti che l'economia, le aziende, la produttività sono controllate ormai dalla finanza. Questo immagino che non sia qualcosa che stupisce nessuno. Bene, quello che è cambiato è il time frame, la scala del tempo. Un'economia fa piani per quest'anno, per i prossimi anni e per i prossimi decenni. La finanza non è niente che sia più in là del next quarter, del prossimo trimestre. Alla lunga andremo tutti male, il prossimo trimestre i miei soldi sono saliti di valore. Non c'è nient'altro che conti. Il fatto che le economie vengano controllate dalla finanza significa che possono tranquillamente andare al suicidio. Quello che conta è il guadagno nell'immediato, il next quarter. Chi decide non ha una dimensione temporale che veda più in là dei prossimi 3-4 mesi. Mai. Ed è terribile questo fatto, perché guarda le aziende, le banche, guarda tutti. E vorrei raccontare una cosa che